Ciao da Dove al Sud, oggi siamo a Cava dei Tirreni con Daniele e Daniela. Cominciamo la nostra passeggiata alla scoperta di Cava dei Tirreni. Ci vi mostriamo subito la Basilica Pontificia di Santa Maria dell'Olmo. Facciamo una panoramica. Si ha il panorama poi dietro. Ecco, vi mostriamo l'interno del santuario. Adesso passeggiamo sul corso Umberto I con i famosi portici. Sì, si chiama Borgo Scacciaventi. Ecco, Cava dei Tirreni, bellissima qui. Continuiamo la nostra passeggiata. Ah, me l'ho perso Daniela, eccola, è spuntata dai portici. Facciamo una panoramica qui sulla piazzetta. Continuiamo ad esplorare Cava dei Tirreni. Continuiamo la nostra passeggiata sul corso qui a Cava dei Tirreni. Belli i portici con queste piante appese. L'immancabile colombo, Daniela che lo rincorre. Eccolo, ci era sfuggito. Ci troviamo in Piazza Duomo. Sì, alle mie spalle il Duomo di Cava dedicato a Santa Maria della Visitazione. La fontana di Piazza Duomo. Andiamo a vedere dentro il Duomo. Ci troviamo all'interno. L'altare dedicato a Santa Diutore. Bellissima Piazza Duomo con la fontana, comincia a fare sera, come si vedono le luci. Proseguiamo con la nostra passeggiata. Mentre scendiamo vediamo anche se è un po' sera, si vede là sopra il castello di Santa Diutore. Si può vedere qui da Piazza Duomo. Ci troviamo in Piazza Eugenio Abro, vediamo il monumento ai caduti. Poi ci giriamo. Siamo davanti al municipio. Ci troviamo all'interno del municipio, che è un ex teatro. Questa, diciamo, è la sala dove di rappresentanza, dove si fanno i matrimoni, certo. O cose un po' più. Nel frattempo fanno due gocce d'acqua, sta piovendo un po', ci siamo riparati sotto l'albero. Sotto l'albero, sì. E qua vi facciamo vedere la scacchiera, la vedete? Ecco, guardate in piazza, si vede un po' la scacchiera da là. Naturalmente a Cava dei Tirreni invitiamo a visitare i negozi di ceramica artigianale, che sono molto belli, eh? Guardate che belli. Daniela, da un'occhiata, penso che poi mi farà fare shopping qui, naturalmente. Sono belli, dai. Adesso vi portiamo a visitare il convento di San Francesco e Sant'Antonio. Andiamo, facci strada, sulle strisce pedonali, attenzione alle macchine. Sì. Alle mie spalle il convento di San Francesco e Sant'Antonio, qui a Cava dei Tirreni. C'è vedere l'esterna, bellissimo. C'è il campanile. Ci troviamo all'interno. Guardate che bello. Guardate che particolarità, in questa chiesa c'è nella navata centrale l'incensiere sul soffitto. Ci troviamo nella cripta. Bellissimo qui. Se ci affacciamo anche nel pozzo. E c'è l'acqua. E siamo arrivati in Villa Comunale, che è molto bella, c'è molto verde. Sì, mi piace. Facciamo una passeggiata anche qui. Ma che belle! E che profumo che si sente! Lo sentite anche voi attraverso il video. Bella anche la fontana qui a Cava dei Tirreni.
vediamo le ranocchie. Ci sono le ranocchie e le tartarughe. Vediamo se la riesco a zoomare. Ci si riesce vicino qua. Al papiro. Da questo lato. Dov'è? Non se lo ne so. Scappa, sì, se ne scappano le tartarughine. Ed ecco le tartarughe, forse qua si vede di più. Di qua, guarda questa, questa vuole uscire. Eccola, eccola. L'abbiamo beccata. E passeggiando in questa bellissima villa, avvicinati Daniela, sì. Abbracciami. Abbiamo fatto una bella passeggiata qui nel centro storico, abbiamo visitato Cava dei Tirreni che ci è piaciuta molto. Ci è piaciuta molto, c'è anche tanto altro da vedere, speriamo di ritornare, vi abbiamo fatto vedere i punti più interessanti. Cosa c'è da aggiungere? Seguiteci, mi raccomando. Seguite Dove al Sud su Facebook e su Instagram anche. Ciao Cava dei Tirreni, da Dove al Sud. Ciao da Daniele e Daniela. Ciao.